cioè, prendi 3 punti e porti a casa, no? Perché insomma la partita come l'ha vista lei? Cioè, vede Non lo una so. vittoria meritata della sua squadra o insomma come la analizza? Vabbè, già a partenza prendi 3 punti e vai a casa, mi No, sembra, vabbè, nel no, era una senso, battuta, era una battuta. posso prendere 3 punti e stare qui 2 o 3 giorni, non è un problema, sempre. Cioè, abbiamo fatto sicuramente, innanzitutto faccio i complimenti alla squadra avversaria. Sicuramente è una signora squadra per primeggiare al vertice e lo sapevamo anche prima di iniziare la partita. Abbiamo fatto, secondo me, un primo tempo di grande sacrificio contro una squadra forte che per lungo tratti ci ha anche messo sotto e ha avuto delle buone situazioni. Un paio di volte è stato male il portiere, una volta mi sembra che se hanno preso un palo siano stati anche fortunati. E poi penso che nella ripresa abbiamo cambiato un po' l'inerzia della partita e dopo una volta che abbiamo trovato il secondo gol, pensavo che la partita si era incanalata nel modo giusto, invece nonostante tutto il Siena ha reagito e ci ha messo le corde e tra 4 minuti abbiamo buttato via quello che avevamo costruito nel primo tempo con un Eurogol di Gian Donato, nel secondo con un'azione personale del nostro, tra virgolette, ragazzino del 2002 che era appena subentrato. Nonostante tutto mi sembra di aver visto che abbiamo reagito, nonostante il 2-2 della squadra di casa, abbiamo creato un'azione clamorosa, mi sembra, prima del gol, una parata del portiere in due tempi su Fischnaller che ancora grida della rete, poi abbiamo fatto il 3-2 alla fine su un calcio d'angolo come spesso ci sta succedendo nelle ultime partite. Ecco, mister, sbloccarla appunto con quell'Eurogol vi ha dato una grossa mano, magari anche dal punto di vista della carica, delle motivazioni. A Beh, di solito quando una squadra fa gol è prescindere, normale, a certo. prescindere l'entusiasmo, poi in che modo lo fai è sempre relativo. E sicuramente c'è da rimarcare la gran giocata perché non è stato, non credo che un gol che si veda in Lega Pro tutte le settimane. Una giocata di un giocatore di classe che ha già fatto gol in una certa maniera e noi ce lo teniamo ben stretti.